Buonasera a tutti amici ascoltatori e benvenuti a un'altra puntata di Ieri e Oggi. Anche questa sera abbiamo due illustri personaggi e passo subito a presentarveli. Alla mia sinistra una mamma di tre bellissimi bambini, cantante, attrice, moglie di un personaggio famoso, nota con il nome di Claudia Moroni, in arte Claudia Mori Celentano. Alla mia destra, donne, preparatevi, fremete, l'uomo che vi ha fatto battere forte, forte il cuore per tanti anni, un personaggio simpaticissimo, da Fontana Liri, provincia di Frosinone, Marcello Mastroianni. Eccoli qua. Sediamoci. Così forse con lo schermo gigante potranno giudicare meglio. Dunque, intanto io devo chiedere scusa, perché ormai questa è una frase fatta, tutti presentano sempre Marcello Mastroianni come il rubacuori, eccetera, eccetera. E non è che lui sia molto contento, vero? Quando te lo senti dire fai un sorriso un po' amaro, direi, no? Essere targato Latin Lover, intanto è un'enorme responsabilità. Ma poi non corrisponde alla verità. Io non so, questo... responsabili sono gli americani. Sì, un attore che viene dall'Europa per loro è un Latin Lover. Quindi io ho questo destino. Non mi appartiene, il titolo francamente è usurpato. Non credo di essere un Latin Lover. Beh, comunque le donne che ti vedono, quando ti vedono, vanno tutte in solluchero, sì. E dicono come vorrei potergli stare vicino, eccetera, eccetera. E poi d'altronde c'è anche un fatto, e questo lo devi ammettere. Voi sapete che io prima di fare la trasmissione, io leggo tutto dei miei ospiti, e io ho trovato che tu eri già un Latin Lover, se vogliamo dirlo così, un rubacuori, un Don Giovanni, quando avevi solo 3 anni. Pensate che una volta Marcello è scappato dall'asilo per inseguire una bambina di 3 anni. È vero? Deve essere una malattia la mia. Comunque una bella malattia, direi. Sì, complicazioni porta. Certo, aggravamenti, temperature altissime. Insomma, bisogna andarci cauti. Ecco, poi quando andava a scuola era già un piccolo protagonista, anche se era un personaggio un po' timido. Tant'è vero che la sua maestra, pensate, ho provato così in un articolo proprio di tanti tanti anni. La signorina Bagliano. Credo, la signorina, te la ricordi? Tutte Bagliano si chiama. Ecco, sì. Dunque, questa signorina, questa maestra, disse: dovete sapere che questo Marcellino, quando era piccolo, dice era uno che disturbava la classe perché voleva fare il protagonista. Bastava che si muovesse che tutta la classe cominciava a seguirlo. Ne faremo un attore, disse. Vedrete che un giorno diventerà attore. Aveva responsabile ragione. La signorina Bagliano. Ma in fondo anche tu volevi fare l'attore, sì. E so che hai dovuto combattere parecchio, perché in famiglia non tutti erano d'accordo, soprattutto tua mamma, vero? Non voleva l'attore. I genitori non sono mai contenti dell'idea che un figliolo così voglia intraprendere la carriera dell'attore, così perché è un mestiere che sfugge al giudizio così dei più, è strano, anzi per molti siamo degli avventurieri, quindi i genitori hanno paura. Tua mamma comunque è stata un personaggio che poi dopo si è veramente innamorata del tuo lavoro. Quanti anni ha tua mamma adesso? 82, 83 sì. Anni, ho capito. Mamma Ida si chiama? Ida. A me non chiedi niente. Ah, adesso arrivo, un po' alla volta. Vorrei sapere una mamma, stai tranquilla. Sì, ma ho cominciato subito con lui perché non vorrei che si offendesse per il fatto che gli ho detto quella cosa. Sì. Bellissimo vedere la televisione così. Ecco, sì, poi è molto bella. Hai visto che bella pettinatura che ha Marcello questa sì. sera? Sì, è da prete. Sta benissimo. Come mai? Sei un po' brizzolato, direi. Brizzolato e i capelli così. Perché nel mio ultimo film facevo un sacerdote, allora il regista ha ritenuto opportuno di imbiancarmi e tagliarmi i capelli. Rimanici. Magari anche tu, chissà, prima di sposare Adriano, magari ti batteva il cuore quando vedevi Mastroianni. Era il tuo tipo. Ha detto sì. Ha detto di dire di sì. Vedi che sei impenitente. No, se il pubblico vuole questo, se vuole questo, andiamo avanti per questa strada. Comunque, allora, stavo dicendo che tua mamma Ida, che prima era contraria, sì. Invece poi quando Marcello ha cominciato a apparire sugli schermi, andava sempre al cinema. Pensate che ci sono alcuni film che la mamma dichiara di averli visti 10 volte addirittura. Ma mia madre vive sola, allora il pomeriggio lo passa spesso al cinema. Quindi... è naturale, non vedendomi spesso, a me malgrado quello che si dica, ma Mastroianni mammone, sembra che io stia sempre con mia madre. Magari, poverina. Io sto con lei nel senso che mi va a vedere al cinema, è vero, mi vede parecchie volte.
Vede parecchie volte gli stessi film. Poi c'è anche un fatto che una volta, mi pare, è andata a vedere un film, è uscita e si è rotta la gamba. Sì, ma era un film di sordi, quello. Ah. No. Difatti disse, per fortuna non era un film di mio figlio. Ecco, non è una battuta, è la verità, mica sì, è colpa di sordi, poverino. Colpa del comune che non ha... Non riempie le buche nei marciapiedi. Ecco, allora è anche una mamma che riesce a conquistare anche suo figlio con la gola, perché mi pare che tua mamma è molto brava in cucina e tu sei molto goloso. Anche. Sì, io sono goloso, ma una volta oramai è troppo vecchio. Ecco, mi pare che fa una torta che ti piace molto ed è la torta rustica, è vero? Sì, sì. Com'è questa torta rustica? È una sorta di focaccia con delle verdure dentro, secondo la stagione. Tipo la torta della ricotta. Ma è una specie tu la sai fare, tu sei una brava cuoca anche. Insomma, mi pare, perlomeno così dice tuo marito. A Genova ne fanno credo una simile. Sì, è vero. Se mi ricordo il nome. Ecco, però. Poi adesso mi spiace di dover dire una cosa, non so cosa ne diranno le tue ammiratrici, ecco perché non può essere un Latin lover. Dovete sapere che Marcello Mastroianni è un gran mangiatore di fagioli. Sì, li adoro. Mi piacciono moltissimo. Ecco, mangia fagioli, lui basta aver fagioli, non gli importa quello che c'è a tavola. Li mangia in umido, ma non con è le cotiche, con la salsa. Mi piacciono molto. Ecco. Comunque, senti Marcello, io direi di cominciare quest'oggi il nostro spettacolo, che tra l'altro anche per l'intervento della Claudio sarà interamente dedicato alla musica, alle canzoni. Pensate un po', abbiamo Marcello Mastroianni, attore, che invece si esibirà questa sera di ieri oggi soltanto in canzoni e balli. Ecco, purtroppo... Come se non mi avessero abbastanza insultato. Andiamo. Vabbè, ma d'altronde, senti, tu sei spiritoso. E poi qui purtroppo è televisione, non possiamo presentare spezzoni di film. Io sono felice, perché sono talmente fanatico, mi piace anche vedermi. Ecco, allora adesso ti faccio vedere quando tu eri... Non eri ancora destinato a essere proprio il rubacuori per eccellenza. Insomma, ti vedevano come un giovane attore e facevi le tue prime apparizioni. E qui è l'epoca del musichiere, se non sbaglio, quando facevano cantare tutti... Quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters, sicuro? Voglio riascoltare. Contento. Soltanto lì. Faccia tosta. Sembra tornare l'estate. Intonato. Le miss con i blue jeans passate. Ma che sussiego, guarda, che becco, incosciente. Senta ballare così, l'estate morì. Yeah. Io non mi ero mai visto. E no, per quando era la TV, allora, non so. Ma questa anche andare in onda dal vivo, questa era la trasmissione musichiere quando c'era il povero Riva. Sì, anzi, sì. È registrato col vidigrafo, con i vecchi sistemi, eh. Dunque, senti, Claudia, tu ormai sono 12 anni, mi pare, che sei sposata, no? Sì, con Celentano, ecco. Fra un anno 13. Ecco, fra un anno 13, quindi è senza dubbio un matrimonio riuscito, si leggono tanti pettegolezzi, tante storie, ma tutte cose che scrive la stampa, così come scrivono anche di Marcello, perché devono parlare. Però c'è un fatto che io, appunto, leggendo la storia della tua vita, di Adriano, la tua famiglia... Addirittura una storia c'è. E c'è, a direi. Voi avete addirittura un romanzo da scrivere, addirittura. Ecco, tu prima di conoscere Celentano, prima che tu lo sposassi, evidentemente forse preferivi Mastroianni, perché una volta quando ti hanno chiesto cosa pensi di Celentano, tu hai detto: io non riesco a capire come ci si possa innamorare di uno scimmione così. Guarda che l'hai detto tu, Sì, è vero, l'ho detto. Ecco. Beh, effettivamente allora un po' della scimmia aveva. Sì. Adesso anche. Adesso. Però è simpatico. Ecco, ma cos'è che ti ha colpito? Come ti ha conquistato? Perché era buono, Ma, No, niente, mi ha conquistato... Abbiamo girato il primo film insieme e io non volevo farlo appunto perché... Così mi era antipatico, non so. Pensavo che fosse un Teddy Boy... Invece non lo era. Invece era tutt'altro, era molto diverso. Sì, sì. E invece Adriano di te pensava molto diversamente quando t'ha visto. E anzi, lui ha detto anche una frase a proposito di sua moglie. Dice: io e mia moglie ci comprendiamo con un solo sguardo. Siamo così affiatati che ci comprendiamo con un solo sguardo. Per me, mia moglie è meglio del miglior maschio che io conosca. Lo credo. È vero? No, certo, con gli uomini ci si intende in un modo diverso. Ecco, invece voi due basta che vi guardate e già vi capite. Sì. D'altronde Adriano senza la sua Claudia non potrebbe vivere, non muove un passo. Tant'è vero che nel 1970, mi pare, ha fatto un grande passo. È tornato al Festival di Sanremo e non ha voluto andare se la seconda versione di questa canzone non la facesse sua moglie. Tutti erano scettici e invece forse anche grazie... Anche io, veramente. Anche tu lo eri, ecco. Anche noi. Ecco.
Comunque, ti faremo una sorpresa perché ti facciamo vedere quella canzone con la quale avete vinto il festival. Ti faremo vedere proprio nel momento più commovente, quando tu hai vinto con tuo marito e lui ti ha mandato per prima a interpretare questa canzone. Benissimo. Che tra l'altro aveva un titolo molto divertente: Chi non lavora non fa l'amore. Ve lo ricordate? Mi ha sempre un po' spaventato la folla. Ma qui dopo, quando abbiamo vinto? Quando avete vinto, appena finito. Sì. Andò a piedi alla guardia medica. Cos'è rito? C'era lo sciopero anche dei tramvai. Arriva lì ma il dottore non c'è. E in sciopero anche lui, che gioco è? Ma come finirà? Chi era il direttore? Sì. Chi era? Era Negri, mi sembra. Era un po' truccata. Ma stai molto bene. Bella bruna. Per provare questa cosa, lo sai che ieri sera questo pezzo era ancora nelle cantine del Foro Italico a Roma. Sì. Sapevamo che ci tenevi, che volevi farlo vedere ai tuoi bambini, allora abbiamo mandato uno e Mancini è riuscito a conquistare questa pizza. Per fargli vedere come sono migliorata, insomma. Bene, torniamo adesso al nostro Marcello. Dunque, voi dovete sapere che Marcello è un personaggio buono, umano, simpatico. È per questo che tutti gli vogliono bene, donne, uomini, colleghi di lavoro. Ed è un uomo che è sempre rimasto legato ai suoi ricordi del passato. Ogni tanto gli piace rinvangare il passato, ricordare il suo paese soprattutto. Avrete notato che quando io l'ho introdotto, l'ho presentato come un concorrente alla Rischiatutto. Ho detto da Fontana Liri, provincia di Frosinone, Marcello Mastroianni. Questo paesino cos'è? Su nelle colline? Sì, nella Ciociaria. Paesino di... di montagna, insomma, colline, sì, colline, sì. Ecco, ogni tanto tu ci ritorni, ma mi pare ci sono molto, stradine piccole. Molto, sì, molto di rado ci torno. Come è fatto questo paese? Cos'è? Qua ulivi, una volta pecorai c'erano. Sì. I ciociari erano noti per questo. Ecco, tu hai detto che ti piaceva tornare perché ci sono dei profumi particolari. Ma io credo che ogni individuo, insomma, sia legato alla sua terra d'origine per motivi sentimentali. E poi perché lì che evidentemente le radici hanno fruttato poi quest'albero, insomma, questa pianta, più o meno riuscita. Quindi dico, questa terra è una terra nutriente, no? Per ognuno di noi, voglio dire, chi non è legato, anche se si appare un pochino sentimentale, insomma, al proprio paese.
Senti, c'è un'altra caratteristica, devi sapere, a proposito di Marcello. Dunque, è buono, però pensate che, come tutti i buoni e i timidi, anch'io sono così, ogni tanto gli salta la mosca al naso e diventa una cosa pazzesca, no? Si scarica, fa delle cose incredibili. Io ho letto che una volta, mentre giravi delle scene di un film, eri su una barchetta in mezzo a un lago, un torrente, non lo so, e hai fatto Tettaro di cielo, una cosa da ridolini, direi. Cosa è successo? Beh, è vero che i calmi poi eccedono, sì, vanno dall'altra parte. Ma niente, mi ero seccato perché era agosto, c'era un sole mostruoso e la mia partner non prendeva la posizione giusta, bisogna ripetere questa scena in mezzo a questa palude. Chi era la partner? Sì, era Rosanna Schiaffino. Ecco. E era il suo primo film, sì, sì, e allora non riusciamo mai ad andare alla posizione giusta. Io in genere sono molto, molto accomodante, anzi molto pieno di comprensione per i miei partner. Lì mi seccai, forse ho avuto il colpo di sole, e convinto di scendere come dall'automobile, tutto vestito, scesi dalla barca perché non ne potevo più. Sì, basta. E mi hanno quasi ripescato, perché io poi sono un cattivissimo nuotatore, quindi tutto vestito, sono andato a fondo e poi mi hanno riportato a riva. Poi c'è un altro episodio, dunque una volta mi pare che, non so, mentre giravi un film, hai gettato i mobili dalla finestra, cosa hai combinato? Sì, è vero, sì. Ah, ecco. Ma perché avevo una organizzatrice, una direttrice di produzione, Ione Tuzzi, in quel film portavo i baffi, era un film con Sofia. E allora al cinema è sempre pronti, siete pronti, sei pronto, l'attore è sempre pronto. Poi in genere per motivi tecnici invece non è mai pronto nulla. Allora per far vedere che insomma svelti, bisogna far presto, in genere il direttore di produzione si rivolge all'attore. Allora hai messo i baffi, ma sì adesso li metto, tanto no, metti i baffi. Hai messo i baffi, metti i baffi, ma guarda che non è pronto, ma intanto tu metti i baffi. Siccome andava avanti da parecchi giorni questa storia, io un giorno esasperato non dissi nulla, salì in camerino e dal primo piano buttai tutti i mobili dalla finestra. Allora certo, una reazione un po' infantile, è vero, ma non mi chiese più mettiti i baffi, ma non so io quando mi devo mettere i baffi. Ecco, vedi, i timidi, ecco, o i calmi, ecco, poi fanno le frescanze. Infatti vedete adesso che c'è un primo piano, nel raccontarcelo, vedete che cambia allora, che la faccia. Sì, hai capito? Ecco, ricordandosi. Sì, sì. Comunque adesso noi vi faremo vedere una ripresa televisiva che è stata fatta in occasione di un lavoro che poi è stato riprodotto anche in televisione. Ciao Rudy, c'è stato un momento che tu ti sei dato alla commedia musicale. Sì, volevo fare questa esperienza diversa. Ecco, una cosa diversa. Non sapendo né cantare né ballare, naturalmente, ecco, se no era facile. Infatti è per quello che noi vogliamo far vedere solo le cose che tu dici di non saper fare questa sera. Gente matta, siamo tutti gente matta, che si pitta, si infarina e si imbelletta, si paglietta, si imparucca e si infagotta, piroetta, canta, recita e sgambetta. Gente matta, che potrà sembrare matta, ma che matta non è. Perché basta solo un riflettore, il cui calore arrivi sino qui. Basta solo dire che di scena, che vale sì la pena di vivere così. Gente matta, 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 ma sì, gente matta. Sarrabatta e traghetta, dalla metà all'operetta, sculetta, dal costato alla gavotta, soddisfatta, un panino e nome in ditta. Gente matta, che potrà sembrare matta, ma che matta non è. Perché quando cala giù la tela, e tutti in fila, restiamo fermi lì. Valsi la pena di vivere così. Thank you.
che si infagotta in ruppetta, canta, recita e sgambetta, gente matta, che potrà sembrare matta, ma che matta non è. Senti, ma tu per ballare fa ste cose devi essere allenato anche. Poi dici che non fai sport. Scherziamo. Sì, quello fu un... È uno sport. Fu un'eccezione, direi. Lo fa tra comunque una fissata di maniglia e l'altra. Ecco, certo, sì, sì. Senti, però anche tu balli, Adesso anzi ti faremo vedere, anzi in un balletto fra poco. Tento di fare delle cose ogni tanto. Beh, tenti, ma sei anche brava. Purtroppo non ti puoi dedicare come vorresti perché tu hai una famiglia numerosa. So che tu ci tieni molto a stare dietro ai tuoi bambini. Ecco, senti un po', tu per esempio, come riesci a conciliare queste cose? Come riesci? Ecco, tu hai tre cose, sei mamma, sei moglie, fai la cantante, fai l'attrice. Che cos'è che vorresti fare di tutte queste cose? Niente, niente, tutto. No. Cioè, la cosa principale, avendo dei bambini, dedicarsi a loro. Perché, insomma, mi sembra facile adottare l'educazione permissivistica come si usa adesso, ma... L'importante è oltre che farli figli e curarli, mi sembra. E per fare questo ci vuole tempo, insomma. E io, quando così posso fare delle cose senza togliere del tempo a loro, lo faccio. Cioè, ogni tanto ci sono delle piccole evasioni, cioè Adriano che ti convince di uscire e di fare qualcosa. Ma sì, insomma, ci sono delle combinazioni per cui posso fare sia l'uno che l'altro. Ho capito. Senti un po', e tu sei anche una... sei molto critica di te stessa, Io ho letto delle cose dove tu parlavi di te stessa e dicevi, ma in fondo io non sono tanto bella. Invece io direi che, graziosa, hai visto che bella pelle che ha. No, tu hai detto bella, io sono... Bella, se lo dico io. No, io non ho mai detto che non sono tanto bella. No, hai detto, non so, per esempio hai detto che sei pigra, che sei golosa. No, sì, sono che, pigra. Sì, che sei un po' rotondetta. Forse quando lo ero, adesso... Sì, avevi un cruccio anche una volta che dicevi sempre, però sorvoliamo. C'era una cosa che dicevi, questa mi spiace tanto, questa cosa qua. Ah, che ho il sederotto. Ecco, l'hai detto tu, non l'ho detto io. No, veramente non l'ha detto così. Dice, la parte posteriore che... A strisce. No, quello è culo a strisce, il tiro fino. Hai detto che rassomiglia a un mandolino. Sì, sì, ho il sedere a mandolino. Hai il sedere a mandolino. Ma è una cosa molto bella, sì, no? È bellissimo. Ce ne fossero. Poi tu che sei musicista, insomma. Cioè, sì, ma non si trovano più strumenti. Non va più di moda il mandolino. Ho capito. Comunque non sono cose importanti, penso. Sì, vabbè, comunque sono tutte cose che servono per rendervi anche un pochettino più umani davanti al pubblico che legge tutte queste cose a proposito di questi grossi personaggi e ve li immaginate chissà come sono. Pensate, questi personaggi, qui abbiamo un uomo che tutto il mondo conosce, qualunque posto dove lui vada, in Russia, in Giappone, qualunque posto del mondo, subito lo vedono, sanno chi è. Invece questa gente ha anche una vita propria, umana, con i difetti come abbiamo noi, le gioie, i dolori, le lacrime, tutto. Ecco, dovete pensare che è una vita di sacrifici. È bello essere divi, però ci sono anche dei grossi sacrifici. E qui abbiamo una donna che poteva... Non è diva. Lei poteva veramente dedicare interamente la sua vita al cinema. Ne avevi già fatti parecchi quando hai conosciuto Adriano. Tu venivi anche da una famiglia numerosa, mi pare. Quanti eravate, mi pare? 6, 7, mi pare, in famiglia. Dunque, una cosa del genere. 7, sì. 7 eravate, 7 in famiglia, e pensate che ormai era avviata, e con un bel viso come si trova, e poteva veramente diventare una diva. Invece lo è ugualmente, però è mamma, è una diva mamma, è una cosa un po' diversa, e credo che forse sei più contenta così. Sì, sì, io sono contentissima di vedere. Infatti, sono contenta perché io facevo il cinema perché era l'unico mestiere che allora mi permetteva di mantenere la mia famiglia. Senza fare la storia, perché sarebbe strappalato. Comunque, no, anche tu no, lo facevi per necessità. Ma comunque l'ho fatto perché dovevo mantenere la mia famiglia, lo facevo così, abbastanza coscientemente del fatto che il giorno che avessi incontrato un uomo da sposare, l'avrei fatto volentieri. Ed è arrivato un bel giorno. E infatti il mio ideale era quello, cioè avere una bella famiglia, curarla e basta. E ogni tanto fare yuppidù. Ecco. Solo che all'inizio, naturalmente, quando vedeva Celentano le prime volte, non era proprio tanto innamorata di lui. Anzi, io mi sono anche un po' sorpreso quando vi siete sposati, perché Celentano, sai non che cosa solo, diceva?
Non sei stato il solo a sorprendersi. Ah, no, no, ma no, ma non per quello, perché, cioè, io vi trovo una bellissima coppia, andate molto bene insieme. Però pensa che Adriano, nelle sue, nelle confessioni che ha fatto una volta, aveva detto: la mia donna deve avere i seguenti requisiti, pensa un po'. Sì, dunque, deve essere come una contadina della Baviera, col bustino stretto, i capelli al vento e che stende i panni sul prato. Ma che? Probabilmente facendo l'orologiaio, aveva quegli orologi a cucù, sai? Sì, sì. Ecco, allora avrà visto qualche contadino. No, no, ma perché lui è abbastanza antico come gusti. Come gusti, ma, così, che riguardano le donne. Sì, a lui cerchi... piacciono le contadinotte con il sedere a mandolino. Ho capito. Vabbè, allora tu sei, hai il physique du rôle, possiamo dire. Però adesso passiamo invece a un altro bel pezzo che vedremo, e che è un balletto dove finalmente possiamo vedere quanto è brava la Claudia, in occasione di una trasmissione recente alla quale hai partecipato anche, Spacca 15, dove hai fatto questo balletto con John Lay. Ah, sì. Vedi, qui ho... ce l'ho qui. Sei molto agile. Sono i miei figli che cantano. Ah sì? Sì, sì, loro tre. Sono intonati, bravi. Sì, sì, bravi. Sono i tuoi figli. Sono i bambini. Sono i bambini che cantano. Sì. E in casa Celentano tutti devono lavorare, no, nessuno, no, no. È una canzone, mangia il pane a tradimento. È una canzone che abbiamo fatto io e loro insieme, che è Giacomo suona la chitarra. E devo dire che non so ballare per niente. Beh, questo si è un vede lento. Che conto, che conto i passi. Pesavi un po' di più prima di fare il film, probabilmente. Sì, adesso hai perso 5, un po' di chili, vedi? Questo era dopo l'estate, forse, o prima. No, prima, no, no, no. Comunque, non sono un mese fa. Guarda come sono seria. Sorridi poco, devi sorridere, hai un bel sorriso. Quando non mi viene da ridere non ci riesco a sorridere per forza. Vedi, è un sorriso dolce, bello. Bene, adesso parliamo un po' di cinema e torniamo al nostro Marcello, il quale ha detto una volta, e questa veramente è una tua frase abbastanza recente, a proposito di te stesso, tu hai detto: io ho un difetto, l'infantilismo, ed è per questo che faccio l'attore. Perché? Sì, non vorrei che apparisse dispregiativo questo aggettivo che ho usato. Io ho sempre sostenuto che nella natura di un attore c'è una sufficiente dose di è vero, di infantilismo. Cioè, per me si diventa attori, si sceglie questa professione quando la si sceglie, non quando arriva per caso. Perché si è immaturi, perché l'attore sente di aver bisogno, di dover ricorrere alla personalità di altri individui, nel nostro caso di personaggi, cioè attraverso personaggi che di volta in volta interpreta si arricchisce, trova dei colori da dare su, così, su una natura abbastanza grigia, abbastanza piatta. Io credo che per qui, almeno per me è stato così, io ho sempre sentito la necessità così di vivere altri personaggi, anche se questo può apparire retorico, perché mi pareva di non essere io abbastanza ricco dentro, quindi non abbastanza maturato. E credo che sia comune a quasi tutti gli attori. Quindi dico infantilismo che non solo come difetto, può essere al limite addirittura un dono divino, perché l'attore è una creatura che in genere rimane molto giovane, molto fresco, in questo senso infantile. La sua fantasia è sempre galoppante, è sempre alla ricerca di emozioni, di esperienze, è avido proprio come i bambini. Questo,
Questo può essere invece un dono proprio. Quindi ci si mantiene giovani anche a 70 anni facendo l'attore? Secondo me sì. L'attore è longevo, questo si sa, per tradizione, sì. Oh, tu, fra parentesi, mi pare che delle volte ti immedesimi a un punto tale nelle parti che anche quando hai finito il film, per un po' di tempo, continui ancora a vivere questa parte nella tua vita di tutti i giorni. Ma questo è legato strettamente a quello che dicevo un momento fa. Uno si trascina dietro, è vero. Si trascina dietro il personaggio che gli ha fatto comodo durante quei due mesi e del quale lui si è servito, anche se lo trascina per un po' prima di riprendere le sembianze proprie. C'è stato un personaggio in Otto e mezzo, che è stata una delle cose belle che hai fatto, che mi hanno detto te lo sei tenuto addosso per un po', ma forse perché eri proprio così anche nella vita. Ma Otto e mezzo, intanto, il personaggio Otto e mezzo era comune a tutti gli uomini di quella generazione, della mia generazione di allora, e quindi è stato come un vedersi allo specchio. E per questo forse più di altri personaggi uno se l'è un po' trascinato dietro, o almeno ha messo a fuoco se stesso attraverso quel personaggio lì. Adesso noi ti vedremo di nuovo in un balletto insieme niente meno che alle Kessler. Va bene. E poi, signori, in un duetto vocale unico al mondo. Adesso è una piccola sorpresa che ti facciamo, sta a vedere. Veramente, mi sono sempre a piacere, guarda, in divisa devo sempre presentarmi, devo essere romantico, bello, affascinante, non è possibile, e poi le donne mi tormentano, sì. Ma se basta che faccia un cenno, ne ho sempre ma attorno. Ma non è che esageri un po', non so, il cenno. Esagero? Ma no. Scherzi, vuoi vedere? Guarda, vediamo. Stai attenta, Ci sono? Ci sono, sì. Lo sapevo, scusa. Qualche anno, Bacone, cane filosofo. Mi dice una cosa dolorosa, pensa che il mio cane è morto ieri. Tu sapessi, ieri ho pianto, veramente, mi è spiaciuto tanto. Credo. È stata una brutta notizia, quando uno si affeziona a un cane, è come credo. Una parte di te stesso, no? Beh sì, i cani sono pazienti. Sì. Senti, ma tu a questo tutto. Cane avevi insegnato a cantare così? Ma no, fu per caso, proprio canticchiando in casa, che mi venne dietro, sull'acuto, e capì che aveva, forse gli dà un gran fastidio, non lo so. Sarà il suono, probabilmente. E allora quella volta dissi, io porto il mio cane a cantare qua. E qualcuno ha creduto che io gli dessi, non so, lo stringessi, sì, facessi del male. Per farlo, sì. No, lui seguiva proprio, sull'acuto partiva, sì. Senti, torniamo a Claudia adesso. Dunque Claudia, tu poco fa hai gettato lì una parola, yuppidù, che è la base di quello che voi avete fatto in questi ultimi anni. È stata una cosa talmente discussa, talmente importante, prime pagine dei giornali, hanno montato la cosa, lo scandalo, non ha più i soldi per fare il film, Claudio vuol fare, Adriano vuol fare il regista, e dicevano che non lo sa fare, chissà perché, qui, lì e là. Insomma, ne hanno detti tutti i colori. In fondo invece questo film è venuto fuori, è stato bello, e ha anche avuto successo, io credo che voi dovete essere contenti. Sì. Però io ti vorrei chiedere una cosa. Dunque, è vero che c'è stato un momento di crisi durante questo film? Sì. Sì, c'è stato un grosso momento di crisi perché il film era appena iniziato e sai che il cinema si fa con un minimo garantito che è dalla distribuzione. E questo minimo garantito, adesso entro in dettagli, viene dato con le cambiali, no? Solo che nello stesso momento ci fu la stretta creditizia e allora Adriano fu costretto a farlo con i suoi soldi. Ho capito. Con tutto quello che avevamo, insomma. E quindi allora, avete dovuto impegnare tutto, insomma. Sì, è stato un momento delicato. Sì, molto.
Adesso, amici ascoltatori, noi vi faremo vedere due cose molto importanti. Innanzitutto abbiamo un pezzo che è tratto per l'appunto da un balletto di Yuppidoo, e lo vedremo nella seconda parte, ma prima io vorrei farti vedere in quello che è stato il tuo grande successo di questi ultimi tempi. Unico anche. Ecco. Beh, non direi, comunque, hai tante cose belle. Buonasera, dottore. Ciao, sono io. Buonasera, dottore. Sì, mi dica. Non resistevo più, pensavo a te. Bene, direi che è importante. Quando verrai? Adesso non so, dipende. Non parlare, se lì c'è lei, lascia parlare me, di sì o no. Certo. Ma vieni appena puoi, anche tardi se tu vuoi, intanto non dormirei, quanto mi manchi non sai. Ci può giurare, dottore? Io di più? No, non credo. Ma lei adesso dov'è? Vicino a te? Sì, sì, senz'altro. Una. Ho sciolto tutti i capelli giù. Va bene, dottore. Se è proprio necessario, vengo. Adesso chiudo, non vorrei fare sospettare lei. Amore, io sono qui e potrei anche morire. No, non stia tranquillo. Adesso farò un salto per lei. Buonasera, dottore. Amore, vieni qui. Adesso arriva ancora qualcosa, eh? Eccolo qua. Con gli altri. Vedi che ha sempre lo taglio della scimmia. Yuppidoo, 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 yuppidoo. Una spaventapazzi. No, ma è un po' Cristo in croce. Perché... Yuppidoo. Insomma, i movimenti di Adriano può fare solo.
qualche uccellaccio. Sì, sì. Sai quegli uccellacci che muovono le ali tutti insieme. No, ma lui è molto plastico, però nei movimenti. Selvaggio. Chissà quante volte in casa ha fatto sta roba, eh? Adriano? Ma sempre. Magari ma... entra in casa così, quando no, beh, così dal no, se no si spaventano anche le donne. Lo fa spesso. Stoffa. Ho scritto scopa. No, la stoffa, la stoffa, ce l'ha la stoffa. Tu che siamo oramai arrivati alle ultime battute della nostra trasmissione, ma c'è una cosa che io devo chiedere ancora a Marcello. Dunque, noi tutti sappiamo che ci sono quei 6-7 elementi del cinema italiano che sono veramente i rappresentanti ufficiali della nostra industria cinematografica. Tu hai fatto tanti film, sei tanti anni che sei alla ribalta, hai girato tutto il mondo riconosce in te uno degli illustri rappresentanti del cinema italiano. Ora tu che hai girato tutto il mondo, hai sentito il parere di tanta gente all'estero, ci potrai dire, il nostro cinema italiano, ecco, secondo te è veramente importante? Può dare ancora qualcosa al mondo dopo il periodo d'oro del neorealismo? Ecco, il nostro cinema può offrire qualcosa? Il nostro cinema non si è mai arrestato di dare. Dal neorealismo ad oggi, sempre, continuamente. Siamo noi italiani a denigrarlo, spesso. Come sempre le cose di casa propria appaiono... minori. Sì, io ho viaggiato, ho vissuto anche all'estero. Posso dire che il cinema italiano è considerato forse il più ancora vivo, il più valido. Oggi soffre della concorrenza del cinema americano, di quello nuovo, giovane, che ha tutto imparato dal cinema italiano, però. Gli americani hanno imparato molto dal nostro cinema, che comunque non è stato messo da parte. Noi continuiamo ad essere apprezzatissimi all'estero, a vincere nei festival, a proporre sempre formule, temi nuovi, almeno per merito di quella decina di autori importanti, che sono quelli poi del resto in ogni paese possono fare del cinema così più qualificato, del cinema d'arte. Insomma, il nostro cinema è molto importante, non lo dico perché sono italiano e perché faccio questo mestiere, perché lo so, è bene che il pubblico non lo dimentichi, e non lo dimentichino soprattutto i nostri cineasti, i nostri produttori, ecco. E adesso ti faremo vedere qualcos'altro di tuo, sempre tratto da una delle tue apparizioni dove hai voluto fare quello che non sai fare, perché come abbiamo detto prima gli hanno fatto fare di tutto in televisione meno quello che potrebbe veramente fare, cioè recitare. Dunque qui noi ti abbiamo fatto fare un assolo di tromba. Perché tra l'altro io ho scoperto che quando eri Balilla tu eri nella fanfara dei Balilli, eri sì. Balilla trombettiere. Allora, signore e signori, eccolo qui qualche anno dopo nelle vesti di trombettiere. Perché? Ma non so. Era profumato? Chissà. Affiuto, sente affiuto. Ah, la musica... No, Sandra, scusa. Non è per sciocca gelosia, ma questi strumenti li possono toccare solo i musicisti. Sai cosa accade? Con le tue belle manine mi storci questo tubino, il bocchino non esce più, io ce l'ho stretto di misura, questo affare, non mi c'entra più la tromba. Scusa, ma
Mi permetti? Sì. Signore e signori, eseguirò la marcia trionfale dell'Aida del maestro Giuseppe Verdi. Senti che roba. Altrone! Ce la metti tu? Il pubblico è veramente generoso, eh? Basta una fregnata e tutti contenti. Visto che loro signori hanno gradito, vorrei permettermi un'altra esecuzione dal titolo Fantasia giovanile. Oh, e qui cosa succede? Non lo ricordo proprio. Giovanile lo trovo più piccolo. Ah, sempre la tromba. Questa è quando eri barilla. Sì. Pareva, lo sapevo che sarebbe finita così. Quando ha saputo che doveva venire a Studio 1, a casa non c'è stato un attimo di pace. Sostiene che televisivamente è più famoso di me. Bisogna che lo vada a prendere, se no mi fa una storia di più. Guarda qua. Che faccia che ci guarda, guarda. Allora, bacone. Ma vi pare normale? La colpa è mia, perché l'anno scorso l'ho portato qui a cantare. Adesso vuole anche ballare. Eh? Sì, spiegati. Ma ti pare normale? Ma dove vogliamo arrivare? Che cosa ci siamo messi in testa? No, dico, cosa ti sei messo in testa? Ballare, cantare, l'occhio languido.
A chi vuoi piacere, alle cagnette? Questa è vanità sfrenata. Vabbè, cantiamo, sì, cantiamo. Hai visto mai che potessimo un giorno fare un numero? Mastro Gianni and his dogs. Oh, non si può mai sapere, eh? Cani parlanti e cantancoli. Allora, vogliamo andare? Maestro Canfora, come l'anno scorso, eh? One, two, three. Spianzi sull'udi, io piango con te. E tu piangi insieme con me. Piangiamo insieme. Se tu lo vuoi. Bene, questa sera siamo stati un po' lunghi, ma avete tante cose da raccontare, dobbiamo chiudere. Allora io direi di salutare i nostri amici che sono intervenuti alla nostra registrazione. Sono qua in teatro, credo che anche questa sera vi siete divertiti. Come vedete stiamo mantenendo la promessa, ogni settimana abbiamo dei personaggi illustri del mondo dello spettacolo e siamo molto soddisfatti di come procede il nostro ieri e oggi di quest'anno. Allora io vi do appuntamento alla prossima settimana, grazie Marcello, grazie, saluto, arrivederci. La prossima volta mi devi portare anche Adriano, va bene? Sì, arrivederci a tutti, buonasera amici.